a seguito della nomina a parroco di Buon Abitacolo di Don Antonio Garone, riconoscendovi idoneo e disponibile nello spirito della cooperazione pastorale, in conformità ai canoni del Codice di Diritto Canonico. Pertanto ordiniamo di prendere possesso delle parrocchie il giorno 2 ottobre Scovile e il 30 settembre 2006. Angelo Spinello Vescovo, Bernardino Abbadessa, Cancelliere Vescovile. Sua Santità Benedetto XVI, in parte di cuore l'implorata benedizione apostolica a Don Giuseppe Pupo. Eccellenza Reverendissima e parroci tutti, sembrava che questa data, questo momento non sarebbero mai arrivati e invece da quando abbiamo saputo della tua anonima nomina a parroco della cattedrale, i giorni sono volati via come il vento che in autunno stacca le foglie degli alberi. E stasera l'autunno è nei cuori di noi mondesanesi, dopo la primavera che abbiamo vissuto da quando sei arrivato da noi 4 anni fa. E sì, proprio così, hai portato la primavera nella nostra parrocchia, il rinnovamento, la vita e la gioia vera che solo Cristo può dare. Ci hai dato tanto e tanto hai creato nella nostra Chiesa a partire dall'azione cattolica che tu hai voluto e fondato. Hai fatto la scuola tra Roma e Montesano con molti sacrifici, perché a Roma c'era lo studio, c'erano gli esami e a Montesano c'eravamo noi di azione cattolica, che ogni sabato ti aspettavamo con gioia per ascoltare le tue catechesi e per ritrovarci poi insieme alla messa domenicale. Ma grazie a Dio sei riuscito a portare a termine i tuoi impegni. A giugno hai conseguito brillantemente la licenza in diritto canonico e sei stato scelto per il dottorato. E da noi, con le tue parole e con i tuoi esempi, hai toccato il cuore dei nostri giovani e di tante persone che si erano allontanate dalla Chiesa e dai sacramenti. Abbiamo trovato in te, oltre che il sacerdote, l'amico a cui confidare i nostri problemi. E tu, da brava persona matura ed equilibrata, nonostante la tua giovane età, hai saputo darci sempre il giusto consiglio, la direttiva e la speranza in Cristo che non abbandona mai nessuno. Hai avuto sempre una parola gentile e un sorriso per tutti, vecchi, giovani e bambini. Per te eravamo tutti uguali, senza distinzione, cosa che dovrebbe fare ogni sacerdote da buon padre di famiglia. E noi ti abbiamo considerato davvero così, una persona di famiglia, aprendoti le nostre case e i nostri cuori. A voi, fedeli di Teggiano, dico solo questo, vogliateli bene, più di quanto ve ne abbiamo voluto noi, perché ha bisogno di tutta la vostra. Avrete tra di voi un grande sacerdote. A me e a tutta la comunità di Montesano non resta che fargli gli auguri per una vita parrocchiale sempre gioiosa e sempre più feconda di grazie spirituali. Auguri anche a lei, caro Don Andrea, parroco in solitudine. La sua esperienza e il suo aiuto saranno il braccio forte su cui potrà appoggiare il nostro Don Giuseppe. Vi abbraccio entrambi e a te, caro Don, chiedo a nome di tutta l'azione cattolica di non dimenticarci mai. Noi non lo faremo mai, non potremo farlo, ti dobbiamo tanto, grazie di tutto. Un'ultima cosa, come segno di amicizia, di benevolenza, abbiamo voluto farti questa sorpresa, un anello. Sappiamo che non si usa più, però è un segno di appartenenza eloquente del parroco. In questo oro e in questa pietra sono racchiusi tutta la nostra riconoscenza, il nostro affetto. Sicuramente lo metterai a dito solo nelle grandi funzioni, ma lo conserverai preziosamente, perché è un ricordo indelebile che ti legherà per sempre a lui.
miei direttissimi figli, con tanta trepidazione e profonda emozione vi saluto come vostro padre, pastore e padre in questa splendida chiesa cattedrale. Ringrazio ciascuno di voi per aver pregato per me in questi giorni antecedenti al mio ingresso solenne. Anche io ho messo ciascuno di voi sotto la materna protezione della Vergine Santissima della Consolazione, protettrice del mio paese. Vengo in mezzo a voi senza progetti. Porto la mia esigua esperienza e mi affido totalmente a Dio, datore di ogni bene, e Gesù Cristo, modello di ogni pastore. L'unica grande ricchezza che ho da donarvi è il mio sacerdozio, con cui la mia umile persona deve sempre confrontarsi. L'essere prete per me è fonte di gioia e non basterà tutta questa vita per lodare e ringraziare la Santissima Trinità di questo immenso dono. Mi inserisco in una storia ricca di tradizioni e sono pronto a scrivere con voi un'altra pagina di vita ecclesiale in questa comunità che da stasera sento mia sposa. Il nuovo parroco non viene ad anteporsi a nessuno, ma in continuità con quello che di buono è stato fatto, tenendo presente sempre l'assioma fondamentale della Chiesa, rinnovare conservando, offre, soffre per la propria comunità. Mio precipuo compito è quello di far vivere e rivivere il ricordo dei miei amati predecessori. Il mio pensiero va alla memoria questa sera del canonico Don Michele D'Elia e del fratello Antonio, che tanta energia hanno speso per questa parrocchia e ora siamo certi dal cielo continuano a guidarci. Un grazie grande al carissimo Don Antonio Garone. Il vostro parroco questa sera non è solo. Con sapienza e lungimiranza il nostro pastore ha riproposto una formula già sperimentata, il sole. Pertanto ringrazio il carissimo Don Andrea per aver accettato questa realtà. Eccellenza, grazie a voi. Auguri per il vostro onomastico, ad multos. Grazie per avermi sempre incoraggiato, sostenuto e soprattutto per aver apprezzato i risultati accademici. Io devo tutto a voi. Cammineremo insieme in questa splendida sinodalità celebrata e vissuta in questi anni dalla nostra Chiesa diocesana. La cattedrale non è solo chiesa di Teggiano, ma di tutta la diocesi. È il luogo dove è posta la cattedra, dove Sua Eccellenza Reverendissima propone il suo alto magistero nei triamuneri episcopali della Sacra Potestas, insegnando, santificando e governando. E noi dobbiamo rispetto al luogo della cattedra. Saluto tutto il capitolo cattedrale. Grazie alla mia famiglia, che con discrezione e silenzio mi ha sempre seguito e incoraggiato. A voi, miei dilettissimi figli, miei parrocchiani, Don Andrea ed io siamo lieti di servire con spirito di abnegazione e generosità. Non lasciateci soli. La Vergine Santissima, assunta in cielo, titolare di questa cattedrale, e l'eroico giovane San Colo ci sorridano e benedicano dal cielo. Sotto il pontificato di Sua Santità Benedetto XVI, essendo vescovo diocesano di Teggiano Policastro, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Angelo Spinillo, il giorno 1 ottobre 2006, davanti all'ordinario, alla presenza dei sottoscritti testimoni, si è presentato il Reverendo Don Giuseppe Puffo, nominato parroco moderatore del Solidum delle parrocchie di Teggiano Capoluogo, con bolla del 30 settembre 2006, ed ha chiesto di essere immesso in tale ufficio esibendo l'atto di nomina. È stato immesso nel canonico e reale possesso di parroco moderatore delle parrocchie in solitudine di Santa Maria Maggiore e San Michele Arcangelo nella Chiesa Cattedrale e di Sant'Agostino in Teggiano, 2 ottobre 2006.